Nel cantiere di Vania, sull'altopiano del Cansiglio, oggi è una giornata cruciale. Il primo dei due carichi promessi al cliente deve partire per l'Austria e il team è fortemente in ritardo con la produzione. Allora, sta ancora questo e finiscono qua in coi? Ma è meglio che finiscono tutte anche la sua ormai, perché sennò non farà neanche la roba. Oggi è la giornata decisiva, bisogna starci dentro, far lavoro, metri, perché Hannes non lo posso mica deludere. Stasera finisce qua, lo manta con lo su le piante più belle. Basta che per stasera vai fuori i carichi, che in cui si ormai una mossa, perché sennò... Terminata la bonifica di questo bosco, potranno spostarsi in una zona con piante più grandi e con la prospettiva di una produzione maggiore. In Val di Fassa, Michael e Francesca ora possono contare su Davide Baiocco. In tre hanno qualche possibilità in più di terminare il cantiere nei tempi e allontanare lo spettro di una costosa penale. Ce l'ho la partenza qua e se tirano in su. Sono contento che Baio è uno dei nostri. Adesso le cose vanno veramente per la meglio, eh. Ti porto io la motosega? No, è mia. Devi solo aspettare che mi carico il mio cuneo. Dai, che coglion gir, che coglion far, Val. Il team Giacomelli, in seguito allo spostamento imposto dalla guardaboschi, ha lavorato giorno e notte per montare la teleferica. Unica soluzione dopo i tentativi faticosi e poco produttivi con lo skidder di affrontare la zona, impervia e molto ripida. Ieri sera abbiamo finito tardissimo. Stamattina alle 4 abbiamo iniziato, non so io se riesco a finire la giornata. Finché son buoni, tengo due da portare una casa a dormire. Per me, quando dormo 2-3 ore è abbastanza, ho in mente solo il lavoro e la motosega. La scelta di montare la teleferica non è certo fatta a cuor leggero. Le manovre per l'installazione sono lunghe e complicate. E i risultati del duro lavoro si vedono dopo giorni. La giornata di Michele Sambugaro inizia sulla pista da rally in compagnia di Guido D'Amore, esperto navigatore con cui Michele affronterà la seconda sessione di prove. Molto facile, l'importante è orecchio sempre ben aperto e fai molta attenzione a quello che gli dicono, va bene? Okay. In bocca al lupo. Ragazzi, siete a posto qua? Giorgio, invece, è al lavoro sul cantiere scelto dal fratello in Marcesina, che finora ha dato diversi problemi al team Sambugaro, tornato a lavorare insieme dopo molto tempo. Voglio portare giù più roba possibile. Voglio far vedere a mio fratello che, anche se non c'è lui, riusciamo comunque a fare una buona produzione. Sul circuito da rally la gara si avvicina e il lotto messo in palio dall'amico Silvano Pintarelli è un'occasione per fare soldi facili. Adesso giro 30, no, sinistra 2, no, perché c'è questo jersey, perciò non devi tagliare la curva. Se non capisci qualcosa dimmelo, mi chiedo, ok? La prova di oggi consiste nella simulazione della gara, seguendo le indicazioni del navigatore. Usare troppo il freno che andiamo in sottosterzo, va bene? Tornantino qua. Ok, 30. Destra 3, lunga, stringe, chiude 2. Chiude 2 cosa vuol dire? Michele, cosa vuol dire destra 2? Cosa vuol dire destra 2? Ma mi stai ascoltando? E io silenzio. Cosa vuol dire chiude 2? Cosa vuol dire? Che chiude, alla fine chiude tanto. Ok, 50. Non ho mai guidato con qualcuno accanto che mi dicesse qualcosa tranne mia moglie che continua a rompi co. Nel frattempo, sul cantiere in Marcesina, Giorgio vuole dimostrare il suo valore in assenza del fratello. Ed è pronto a dare il tutto per tutto. Giorgio, te mi senti? Sì, tu incastra? Sono su per una riva piena di sassi, busi. Se casco, vos non si è mai stocca. O che te vengo in su con un imbrago e una corda, uno tenia e l'altro taglia, o boh. Meno male che Davide mi ha chiamato, perché gli dico sempre non rischiare, chiamami che vengo. È una responsabilità che mi voglio prendere io questa, su questi tagli difficili. Che ho una certa età, mi viene su posteriore. E dai, te tieni giovane. Un boscaiolo deve sapere gestire un bosco, saper tagliare, arrampicare e ripararsi le macchine. Paolo! E ti tiro! Aspetta!
Tira,